Intermediario il Giappone, la Russia ha venduto al Manciukuo la sua linea ferroviaria della Cina orientale che percorre 1000 miglia attraverso il nuovo stato e si riallaccia alla famosa linea transsiberiana. Vediamo il ministro degli esteri giapponese Koki Hirota, l'ambasciatore sovietico Konstantin Yuranev mentre firma l'atto di vendita e il generale Ting, ministro del Manciukuo. Dietro le quinte a Sinking capitale, il giovane imperatore del Manciukuo.